Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo. Buonasera, benvenuta Nadia Urbinati, buonasera. Politologa. Buonasera, bentornato Massimo Giannini, buonasera. Direttore di Radio Capital. Buonasera, bentornato Beppe Severini, direttore di 7 del Corriere buonasera. Della Sera. E buonasera, benvenuto Claudio Bisio, attore e conduttore televisivo che vedrete da giovedì nelle sale cinematografiche col nuovo film Bentornato Presidente. E vedrete che si tratta di un presidente speciale. Buonasera. Buonasera Bisio. Allora, il centrodestra, avete sentito, vince anche in Basilicata, ma Salvini continua a dire che il governo è solido e che lui sta benissimo con Di Maio. Ma Di Maio sta benissimo con lui? Subito dopo la pubblicità. Massimo Giannini, il centrodestra vince anche in Basilicata, ma Salvini continua a dire che il governo è solido e che lui con Di Maio sta benissimo. Ma Di Maio con Salvini sta benissimo? No, ma Di Maio per scappare di casa dovrebbe avere un altro tetto dove andare. Non sta bene perché il risultato del 4 marzo dell'anno scorso, che era stato clamoroso per il Movimento 5 Stelle, a questo punto non solo sondaggi alla mano, ma dati elettorali concreti alla mano, testimoniano che il Movimento 5 Stelle sta donando sangue alla Lega di Matteo Salvini. Era già successo in Abruzzo, è successo in Sardegna e ora succede ancora una volta in Basilicata. Poi, chiaramente, ed è questo uno stile abbastanza antipatico dei politici della Prima Repubblica, anche Di Maio non sfugge alla solita regola secondo la quale si cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno, e in parte c'è anche il bicchiere mezzo pieno, nel senso che il Movimento 5 Stelle, sappiamo, ha una grave carenza di classi dirigenti, quindi sui territori è sempre stato debole. In questo caso è vero che è comunque il primo partito in Basilicata, è vero che ha dimezzato però i suoi voti, quindi un tentativo lento, faticoso, rispetto alle politiche del marzo, un tentativo di radicarsi sul territorio c'è, però è evidente che in questa fase l'unica forza che sta lucrando il massimo del dividendo dalla situazione politica attuale è Salvini. I 5 Stelle stanno cedendo tutti i loro spazi di agibilità e sono impegnati, è per questo che Di Maio non sta bene e si vede, in una costante rincorsa nei confronti di Salvini, adesso, su tutti i fronti possibili. Su tutti i fronti, adesso ci arriviamo subito, ma volevo prima interpellare la professoressa Urbinati, perché Salvini dice anche che la somma dei voti Lega 5 Stelle è ancora maggioranza assoluta nel Paese e quindi devono essere contenti sia lui che Di Maio. Ora, per la verità, la maggioranza che ha vinto in Basilicata, ma non solo, anche nelle regioni che citava prima Giannini, è Salvini con Berlusconi e la Meloni. Quanto può durare questo gioco dei due forni da parte di Salvini? Questo io non lo so perché non ho la capacità di predire il futuro, però è evidentemente una situazione di tensione. Tuttavia il 5 Stelle, rispetto alle regionali della scorsa volta in Basilicata, hanno visto un incremento. Quindi oggi dice in Basilicata, ieri hanno avuto un incremento. Un incremento rispetto alle regionali precedenti. Quindi loro insistono su questo aspetto, più che sull'aspetto del declino rispetto alle elezioni politiche. Quindi mi sembra di capire questo. Tuttavia è una situazione per loro tesa, ma non vedo altre soluzioni in questo momento. Quindi forse si eroderanno di più, ma rimarranno in questa condizione fino a che non se ne verificherà o la possibilità di qualcosa di nuovo, ma a questo punto non dipenderà più da loro, ma da una nuova campagna elettorale, quindi elezioni anticipate, quindi non mi pare però che sia questa la traiettoria. Beppe Severini, l'indebolimento dei 5 Stelle può diventare un problema per il governo? Quando può diventarlo? Ma mi sembra che sia già un problema per l'indebolimento dei 5 Stelle, più per una lista infinita di temi su cui la vedono in maniera opposta. Adesso si è aggiunta pure la Cina, che ci mancava quella.
perché la TAV e tutte le chiusure la domenica e tutte queste cose l'abbiamo detto, e pure la Cina, cioè non dico l'elenco di cose su cui veramente, sinceramente, la Lega e i 5 Stelle la pensano in maniera diversa, se no occupo tutta la puntata e non devo. Tu hai citato i due forni, d'accordo? La risposta secondo me è: questa situazione dura finché Di Maio accetta di fare il calzone ripieno. Cioè di farsi cuocere dentro il forno, perché questo è quello che sta accadendo. Infatti Salvini, secondo me, è preoccupato che il calzone cuocia troppo in fretta e scappi dal forno, perché per lui è perfetta. O se vogliamo passare dalla pizzeria a una situazione matrimoniale, vedo Bisio che adesso ne aggiungerà una metafora sua migliore delle mie, è come una coppia in cui c'è uno dei due che regolarmente dice «Io sto al mio matrimonio, è una meraviglia», però esce, c'ha una bella amante, anzi due, perché c'è Fratelli d'Italia e Forza Italia, regolarmente posta le bellissime avventure che hanno, perché ne stanno vincendo una dopo l'altra, il centrodestra, ma la moglie continua a dire, ah, per me va benissimo, per me va benissimo. Senti moglie, quindi Di Maio, fuori di metafora, se per te va benissimo, d'accordo, ma sei sicuro che vada benissimo? Claudio Bisio, lei cosa penso? Io la interpello un po' come esperto di politica, un esperto molto speciale, perché giovedì esce il suo nuovo film che si intitola Bentornato Presidente. Quindi le chiederei un'opinione di quello che sta succedendo adesso in Italia. E siccome lei ha fatto un popolarissimo film che si intitolava e che si intitola Benvenuti al Sud, si stupisce del grande successo della Lega di Salvini anche al Sud ormai? Beh, intanto metafore migliori di quelle di Severnini non ne ho, meglio di quella non ne trovo. Sulla situazione attuale dico qualcosa su quello che ho sentito anche poco prima, 5 Stelle, Salvini, chi ci guadagna, chi ci perde. Secondo me da tempo succede il fatto che i 5 Stelle, io ricordo tempo fa si diceva che il PD doveva decidere se cedere, se... Ma il problema, secondo me, non è il PD, è il 5 Stelle che devono decidere, perché davvero c'è la politica di destra e quella di sinistra che ancora esistono, differenze anche, non parlo di ideologie, parlo proprio di anche ideali a volte, che Salvini fa il suo lavoro, lo fa anche bene, anzi molto bene, e la sinistra l'ha fatto molto, molto meno bene ultimamente, adesso vediamo con Zingaretti se riuscirà un po' a recuperare, sono di quei 5 Stelle che si barcamenano, non hanno... Io devo dire in questi anni ho avuto tanti, ho tanti amici, compagni, colleghi che hanno, alcuni pubblicamente hanno votato i 5 Stelle, perché sembrava una rivoluzione, una novità, in realtà non so se è un bene o un male, ma bisogna tornare, devono decidere loro da che parte stare, non gli altri. E la rivoluzione non si è vista. Scusa, e sul no, all'inizio sì, io ho visto la prima volta che sono entrato in Parlamento, non questa legislatura, quella precedente, io non li ho votati, sono sincero, però ero ottimista, ho visto facce nuove entrare in Parlamento e poi ho visto il primo streaming con Bersani e lì ho capito che non se ne cava fuori niente. Si parla adesso, forse ne parleremo anche dopo, di Ussoli, eccetera, adesso alcuni poi accusano il PD di non essere stato coraggioso. Bisio, okay. Però le volevo chiedere a proposito del successo di Salvini anche al Sud. Lui è bravo, ormai la parola Nord dalla Lega è stata cancellata, lei citava il film Venuti al Sud, io ricordo una trasmissione televisiva proprio allora, parlo di 8-9 anni fa, dove presentando Benvenuti al Sud fu invitato proprio Salvini, non era ancora segretario, si chiamava ancora Lega Nord, e disse che è un bellissimo film, che amava Siani, i napoletani, mi ricordo, era Vespa, la trasmissione Porta a Porta, gli fece vedere un filmato in cui lui urlava «Oh Vesuvio, lava lì col fuoco», sorrise, disse «Ma sì, sono cogliardate», la gente crede sono cogliardate, va bene così. Va bene così, Giannini. Di Maio, allora, Di Maio dice che non ha affatto perso in Basilicata, visto che sono il primo partito, sono arrivati a quasi il 20%, e dice il leader dei 5 Stelle che sono soprattutto i giornalisti che sono così negativi nel raccontare quello che succede ai 5 Stelle. Ma intanto, ripeto, parlano i dati. Contro i dati c'è poco da discutere. Le tre regioni in cui si è votato dimostrano che rispetto alle politiche il Movimento 5 Stelle dimezza i suoi voti, in qualche caso più che dimezza i suoi voti. Questo è un elemento sul quale credo che prima di tutto Di Maio debba riflettere. Del resto anche loro al loro interno lo sanno, perché c'è una dialettica dentro il Movimento, no? Sul fatto che
in questa fase i 5 Stelle sono contributori netti dal punto di vista politico rispetto a Salvini. E c'è soprattutto un'altra evidenza, anche questa testimoniata dai numeri. L'Italia del 4 di marzo, l'abbiamo detto già la settimana scorsa, ma questo dato della Basilicata ce lo conferma ancora di più, è già cambiata. Cioè la geografia politica del paese è cambiata. Noi siamo passati da una situazione che nel 2018 fotografava 15 regioni in mano al centro-sinistra e 4 in mano al centro-destra, al sorpasso, ora si sono invertite le posizioni, 10 regioni sono in mano al centrodestra, 9 in mano al centrosinistra. Questo è un cambio di geografia abbastanza clamoroso, che chiama in causa proprio i 5 Stelle, perché i 5 Stelle dovevano essere l'asse che, dal punto di vista dei contenuti della politica, scardinava il vecchio bipolarismo. Ecco, questo schema, premesso che il PD è ancora in un mare di problemi, quindi non c'è da esultare neanche un solo secondo, però questo schema tende invece a riproporre un assetto politico tendenzialmente bipolare, e questo, se questo fosse, e se Zingaretti riuscisse a riorganizzare con tutte le enormi difficoltà che ci sono, e io non sono neanche ottimista da questo punto di vista, il centrosinistra, i 5 Stelle passerebbero paradossalmente nella posizione del terzo incomodo, non voglio dire irrilevante, ma comunque non più decisivo. Questo non possono non vederlo, e io dico e aggiungo, rivolgendomi a Di Maio, se non lo vede, evidentemente sta compiendo un delitto politico nei confronti dei suoi elettori. Un terzo incomodo, però il PD cosa potrebbe fare con la Lega? Ah no, niente, ma io parlo solo di assetto, non c'è dubbio che questo non prelude a nuovi schemi di governo, su questo non c'è dubbio, o meglio, prelude solo a un nuovo schema di governo, che vince il centrodestra da solo, a totale trazione salviniana. Io credo che sia un destino abbastanza segnato, se le cose non cambiano. Bisogna essere consapevoli di questo, e quindi, in questo caso il PD o una sinistra, avere un'idea di qual è l'obiettivo. Non lo sanno. Questo è il problema, serio, perché se l'obiettivo fosse la destra con tutti i suoi problemi, allora si avrebbe un tipo diverso di azione politica, e quindi per un futuro probabile diverso di alleanze, ma questo non si vede. Ma i 5 Stelle che fine faranno, secondo lei? I 5 Stelle diventeranno veramente minimi, nel senso che non hanno un'organizzazione politica che può sopperire alla difficoltà che hanno in questo momento di stabilire un'identità. Non hanno un'identità chiara, perché hanno sempre avuto un'identità costruita sulla critica e sulla opposizione. Benissimo, hanno due o tre punti sociali sui quali lavorano, peraltro rischiando anche con l'immagine, perché mentre Salvini senza far tanta fatica, i porti, i confini, gli immigrati lavorano per lui, nel senso ovviamente negativo. Nel caso dei 5 Stelle questi fanno uno sforzo enorme per fare, ma gli effetti, se saranno positivi, ancora non si sa, si vedranno nel medio periodo, e quindi non hanno nulla, in questo momento di cui essere davvero contenti della situazione in cui sono, ovviamente. Beppe Severnini, parliamo allora del centro-sinistra, che in Basilicata perde, ma arriva con il 33% di coalizione, comunque al secondo posto. Cosa manca per arrivare primi? Sarà una lunga traversata del deserto? Con Zingaretti alla guida? Una traversata sicuro, non necessariamente lunga, perché le cose, lo diceva prima Massimo Giannini, stanno cambiando in fretta. Pensate cosa è cambiato in un anno. Sai cosa manca? Coraggio. Cioè al PD manca coraggio. Fate scelte coraggiose. Tanto Salvini è bravissimo, sa fare due cose, spaventare e rassicurare, questo è proprio, è bravissimo in queste due cose, non provate a giocare a quel gioco lì, proponete con coraggio. Lo Ius Soli, lo abbiamo evocato poco fa, è un segno di coraggio, quello che poi sono sicuro che salterà fuori, quello che è accaduto a Crema, che è la mia città, quel basco, sì. I ragazzini, questo è un punto, è stato sollevato dal caso fondamentale, le famiglie. Non esiste una politica per le famiglie in Italia paragonabile a quella dei grandi paesi europei. Non abbiamo il tempo di scendere nei particolari, ma non c'è. Le famiglie è una cosa che la gente sente molto bene. Non possiamo andare avanti che il welfare lo facciano i nonni aiutando i figli per aiutare i nipoti. Questa roba qui non può. Abbiate coraggio, la decontribuzione. Dite, signori,
basta reddito di cittadinanza, voi assumete qualcuno, non vi facciamo pagare, non vi facciamo pagare i contributi, oppure molto meno, questa cosa fa esplodere il mercato del lavoro, abbiate un po' di fegato, ecco, è il fegato, è un po' di passione che secondo me sono mancate. Claudio Bisio, anche lei pensa che alla sinistra oggi manchi coraggio? Sì, sono d'accordissimo con Beppe Severgnini, accennavamo prima a lui soli, ne ha parlato lui e ne riparlo anch'io. Le racconto brevissimamente la mia prima manifestazione da studente di impegno sociale politico fu nel 74, facevo il liceo allora, a favore del divorzio, cioè contro la legge che voleva abrogare il divorzio. E se pensate allora c'era la Democrazia Cristiana contraria al Movimento Sociale, Fanfani, Almirante, la maggioranza del paese, no del paese, politicamente, dei partiti sommati, sembrava una cosa folle, invece il paese disse di sì e fu l'inizio di un periodo più roseo di questo. Quindi lo Ius Soli sono contrarie, c'è questa paura che in Parlamento non fosse passato, ribadisco quello che dicevo prima, alla Camera è passato, forse i numeri in Senato potevano non esserci, ma allora andiamo a vedere. Tipo i 5 Stelle, votano a favore, votano contro? Sui fatti, per esempio questi, dei diritti civili, può essere, secondo me potrebbe essere una grande, dovrebbe essere una grande battaglia della sinistra civile che potrebbe radunare non solo la sinistra ma qualcosa di più ampio. Ecco, ma se lo Ius Soli, o se sullo Ius Soli la sinistra è così timida o è così poco chiara, forse adesso invece prenderà una strada chiarissima, è perché temono di perdere voti, no? Perché tutto quello che ha a che fare in qualche modo con l'immigrazione fa perdere voti? È evidente, e poi volessi dire anche lei, è talmente evidente che le cose stanno così che il Partito Democratico, che pure avrebbe potuto perché in quel momento i numeri li aveva, ha rinunciato a fare la battaglia nell'ultima parte della legislatura passata proprio perché aveva paura di compiere una scelta impopolare. E oggi, tuttora, questo problema esiste e persiste. E la orribile, devo dire, declinazione che del tema della cittadinanza sta dando Matteo Salvini, che si appenderà un'altra medaglia in petto adesso, se davvero dovesse concederla a Ramir, il ragazzo eroe che ha salvato dalla strage i suoi 50 compagni di classe, ecco, conferma quanto servirebbe invece un'altra narrazione, che è quella della sinistra egualitaria, perché Salvini concepisce la cittadinanza come un premio o una sanzione a seconda del fatto che ti sei comportato bene oppure no, e quindi è il sovrano, è il principe che ti fa questa concessione, che conferma ancora una volta che idea c'è oggi della società integrata, cioè si guarda al diverso come a un nemico, e l'unica cosa che il sovrano può accettare e concedergli una cosa. Invece quello è un diritto non negoziabile. La sinistra dovrebbe avere il coraggio di dirlo con forza e, alla luce di questo principio, declinare tutto il problema dell'immigrazione, compresi i salvataggi in mare, cosa che non ha il coraggio di fare, perché va contro quello certo, che si dice sento il mainstream, chiamiamolo così. Bisio. No, dissento su una cosa che avete detto voi poco fa, cioè il fatto che lo Ius Soli c'entri con l'immigrazione. No, no, no. Sì. Lo Ius Soli parla, tra l'altro quello in Italia parlava certo di Ius Soli temperato, quindi con bambini, ragazzi che avevano finito, terminato un ciclo scolastico, di bambini, di persone nate in Italia, quel milione di persone, di bambini come questo Rami che citavate prima e Adam, sono nati in Italia. Quello che chiede la Lega, la destra, vogliono solo che aspettino ai 18 anni, ma non ha senso. Le famiglie, come la maggior parte degli italiani, mandano i figli nelle scuole pubbliche, come i miei figli, e sono già abituati giorno per giorno a condividere con cinesi, con rumeni, con africani i bambini. E parlano italiano però, cioè di origine, col colore diverso dal nostro, ma sono italiani, parlano romanesco, milanese, Veneto, sono italiani, sì, sì. Non c'entra con l'immigrazione, sono no, già qua. Certo, sono no, d'accordo. Io intendevo dire che anche solo lontanamente in qualche modo evocano l'immigrazione, le questioni diventano spinosissime certo. Per Lilli, i partiti oggi. Lilli, è Salvini che compie questa operazione, cioè racconta agli italiani che lo Ius Soli ha a che vedere col tema dei migranti, quando invece, come ha detto giustamente Claudio, sì,
sono due cose completamente però separate, però servono ad agitare la stessa paura e quindi Salvini le però usa in questa chiave. Però anche rimanere, secondo me, posso sbagliare, anche rimanere dentro il recinto dello Ius Soli per me è un problema, perché non è uno Ius Soli quello che si chiede di fatto, si chiede perché non tutti quelli che nascono qui prendono direttamente la cittadinanza, non vogliamo certo, quel tipo di legge, quindi secondo me è una sinistra un po' anche coraggiosa e però prudente e intelligente, dovrebbe pensare ad usare anche termini diversi, per esempio una cittadinanza inclusiva e responsabile, che è quella che noi riconosciamo coloro che vivono in Italia, come succede a noi vivendo all'estero, certo, vivono certo, in Italia, pagano le tasse, quindi hanno interessi da proteggere, non è questione soltanto di, una, di un privilegio, hanno interessi da proteggere, per tutte queste persone vanno a scuola, eccetera, sono italiani di fatto e quindi quel fatto diventa una forma di responsabilità di cittadinanza che va riconosciuto. Quello che va criticato insieme a questo abuso di parole che non ci aiutano, perché potrebbe essere un boomerang a questo punto per la sinistra, insieme a questo c'è l'altro discorso, ovvero mi sembra che nel 2018, alla fine dell'anno, il governo passò una legge, questa riconosciuta come sicurezza, decreto sicurezza. Decreto sicurezza, che consente addirittura a chi ha avuto cittadinanza italiana di perderla. La revoca, certo. La revoca, certo. Questo è un fatto gravissimo. Infatti su è quella che tema, vogliono togliere all'attentatore di San ora, Donato su questi Milanese, temi però, una sinistra responsabile, coraggiosa e egualitaria dovrebbe essere molto più chiara giornalmente, non una volta ogni tanto. Ma veramente è un fenomeno importante questo, è una battaglia importante perché ha a che fare con chi siamo noi, non con chi sono gli immigrati, ma con chi siamo noi italiani, poiché discriminare coloro che noi riteniamo non essere italiani è una porta aperta per operare altre discriminazioni tra noi, il caso famiglie o donne, forme matrimoniali o forme di omosessuali, ebrei, abbiamo sentito Karl Lerner che è stato per la prima volta che hanno urlato contro ebreo, comunista. L'argomento da fare è questo. E questo è il pericolo, Beppe Severini, e questi ragazzini dello scuola bus che è stato contro i quali c'è stato questo attentato di questo senegalese, erano di Crema questi ragazzini che hanno salvato 50 loro compagni, no? E sono loro che sono, credo entrambi, se ricordo bene, egiziani. Sì. No, un egiziano e uno la famiglia. Ah, l'altro marocchino. Hai ragione. Sì. Nati non ci in sono Italia solo e però... sono della tua città, di Crema, no? Appunto, io ci tengo prima di tutto perché mi piace dire qui, dove mi considero di casa, quanto sono orgoglioso dei miei giovani concittadini. Tutti sono stati, ma proprio di un bravo, bravissimi, intelligenti, coraggiosi, e mi dice, ci sono diversi figli di miei amici, come potete immaginare, nella scuola Vailati ci è andato mio figlio, mia moglie, mio papà, il mio studio è a 50 metri da lì, ci conosciamo tutti, e io ho parlato con i miei amici, mi riferivano, una ragazzina, che può fare il nome, che si chiama Camilla, che è la figlia di una mia amica, ha detto una cosa molto intelligente, dice, noi ci siamo salvati perché eravamo tutti insieme, e a loro in quel momento di dove erano, se uno aveva il papà egiziano, il papà marocchino, era totalmente irrilevante. Io, quei due ragazzi meritano molto, ma non concentriamoci su due nomi, ce ne sono molti altri, c'è un ragazzino che si chiama Nicolò, che è quello che è italianissimo, col papà e la mamma italiani, che si è offerto ostaggio, per esempio, Nicolò Bonetti, nome, cognome, allora, e tanti altri. Quello che voglio dire, la politica è fatta anche di emozioni. Il PD capisca che quell'autobus era la sintesi perfetta dell'Italia che ci piace e che stimiamo. Un gruppo di persone che si trova insieme in un momento difficile e reagisce insieme. Non ho queste famiglie a Crema, sono benissimo integrate, non vogliono concessioni speciali per motivi tradizionali, religiosi per i figli. Il PD usi queste emozioni perché questa roba passa. Salvini è bravissimo a usare le emozioni. Fatelo anche voi, non tocca a noi giornalisti, io lo faccio adesso, lo sentite, è Crema, è la mia città, sono i figli dei miei amici, sono felicissimo, poteva essere un'orrenda storia, invece è finita molto bene, per merito di ragazzi molto diversi fra di loro, però insieme, tutti insieme. Claudio Bisio, il Movimento 5 Stelle di Di Maio si differenzia abbastanza sulla questione immigrazione dalla Lega di Salvini? Secondo lei? E che sono chiare le posizioni? Non volevo... A voi politici, esperti, giornalisti
Stavo per fare questa domanda dicendo, ma su questi temi di cui stiamo parlando, i 5 Stelle che posizioni hanno? Perché non si capisce, questo è uno dei problemi, secondo me, è vero, dei 5 Stelle. Quelli che li hanno votati, appunto, quello, quando citavo alcuni miei amici, da sinistra, da, ancora più a sinistra del PD di Renzi, perché delusi da quel PD, da quella... Mi chiedo, cosa ne pensate? È una domanda che faccio io a loro. Purtroppo provo a rispondere io alla domanda giustissima di Claudio. Io dico che si capisce abbastanza, invece. E cioè le posizioni su quel tema specifico, mentre sono molto diverse su infiniti altri argomenti, sono invece piuttosto omogenee. Ricordiamo sempre che la prima, può sembrare un paradosso, ma la prima offensiva sul tema dei migranti e in particolare sul ruolo delle ONG, le fa Luigi Di Maio, prima, molto prima delle elezioni del 4 di marzo dello scorso anno. E tutto ciò che è accaduto in questi mesi, dopo la vittoria dei due partiti e la nascita di questo governo un po' spurio, testimonia del fatto che se anche non le condividevano, le hanno comunque accettate senza battere ciglio. Tutte le scelte che ha fatto Salvini, che riguardano i porti chiusi, piuttosto che il decreto sicurezza, che ricordiamolo, smantella in radice l'unica cosa che sul tema dell'immigrazione aveva funzionato in questi anni, cioè il cosiddetto meccanismo degli SPRAR, l'accoglienza diffusa sui territori da parte dei comuni, la sfascia completamente, ed è un dato di due giorni fa, ISPI, quindi un'istituzione terza, che dice che 40.000 migranti per effetto di quel decreto sicurezza che si chiama decreto Salvini, ce lo ricordiamo tutti, dopo il Consiglio dei Ministri Salvini e il Presidente del Consiglio Conte col cartello decreto Salvini, 40.000 di quei migranti ora sono fuori legge, sono diventati fuori legge. Di fronte a tutto questo i 5 Stelle non hanno avuto niente da dire. Allora, ma forse, o sono d'accordo, professoressa, forse conviene ai 5 Stelle non differenziarsi troppo dalla Lega di Salvini in questo momento, su questo tema, no? Anche perché sull'immigrazione la stessa sinistra ha paura di dire qualcosa che sia molto differente, quindi il problema è serio per tutti a questo punto. Per cui, solo Salvini gioca sul velluto. Esatto, qua. A me però, sembra, visto da fuori, che ci sia quasi una divisione del lavoro all'interno del governo, cioè Salvini si occupa e la Lega si occupa e gli altri non oppongono alcuna resistenza. Però su alcuni altri diritti invece, diritti civili, per esempio la questione appunto veronese del congresso mondiale delle famiglie, lì si sono viste delle differenze. Quindi, ma tanto non è nel contratto, Nadia, quindi non c'è problema, è una testimonianza importante, allora, ma diciamo non ha ricadute così, di governo, per cui non darà luogo a nessun conflitto materiale, concreto. Vabbè, non c'è una legge da approvare. In molti pensano che alcuni diritti che abbiamo dato per acquisiti siano a repentaglio, quindi forse se non dicevano niente neanche su quello, allora, no, però è importante che non ci sia, soltanto un Pilone, un Fontana che sono la faccia, carità, della concezione certo. dei diritti civili moderni di questo paese, che ci sia solo lui. È terrificante sapere che ci sia solo sì. lui. Allora, adesso vi faccio vedere un clip del nuovo film di Claudio Bisio che si chiama Benvenuto Presidente. Vediamo che presidente è. No, guardate. Bentornato, perché... stavo pensando benvenuti al sud, bentornato. Chiedo venia. Che c'è già stato. Noi ci alleiamo con loro se loro mandano a quel paese quelli là. Noi ci alleiamo con quelli là se quelli là mandano a quel paese loro. Io non mi alleo con nessuno. Sono troppo intelligente. Avete un nome? Governo delle pulizie. Intendo il nome del premier. Chi è? Ah, io. L'incarico di premier potrebbe andare a Giuseppe Garibaldi. Quel mona che 8 anni fa è stato eletto per sbaglio presidente della Repubblica ha fatto un casino. No! È perfetto. Lo manovreremo come un burattino. Mi sembra un po' pochino però premier, no? Potrei fare capo dell'ONU. Parlate sul serio. Punto 1, vietato prendere iniziative. Punto 2, vietato parlare alla stampa. Dica solo, io parlo con i fatti. Se non rispetti le regole, motosega. No! Ci vuole qualcuno che sappia come si dice quella cosa quando... Scrivere. Claudio Bisio, allora, bentornato Presidente. Lei interpreta un premier, no, in questo nuovo film. Ogni riferimento all'attualità non è casuale, ovviamente. No, è casuale. Dicevo prima che prendo le distanze da tutto quello che
dai registi Stasi e Fontana che hanno inventato, dal Bonifaci lo sceneggiatore. No, dicevo prima bentornato perché appunto c'era Benvenuto Presidente, certo, di qualche anno fa, dove facevo il Presidente della Repubblica. E devo dire che da allora sono passati 6 anni, avevamo cercato insieme, quel film ebbe molto successo, un sequel, un'ipotesi di una storia seguente, avevamo provato a immaginarlo in Europa, ma era complicatissimo far ridere sulle istituzioni europee che sono molto poco conosciute, quindi andava spiegato prima com'era la realtà per poi parodiarla, insomma, avevamo abbandonato il progetto di fare un seguito. Poi c'è stato il 4 marzo, la realtà, e ci ha suggerito qualcosa, in particolare quell'interregno tra il 4 marzo, cioè tra le elezioni politiche dell'anno scorso e l'elezione del Premier, con sono passati un paio di mesi, se ricordo bene, sì, primo giugno. Simile. Ecco, ma a proposito di Premier, esatto, in quel frangente, Claudio Bisio, ma la parte di Presidente del Consiglio, Conte la interpreta bene, secondo lei? Dico solo, non voglio essere troppo diplomatico, ma dico cosa faccio io come Premier. Io sono eterodiretto da 2 vice Premier nel nostro film di fantasia, addirittura nelle conferenze stampa ho un auricolare, un phonak dove mi suggeriscono le risposte, ma io, cioè Peppino Garibaldi, il mio personaggio, a un certo punto si toglie l'auricolare e dice adesso vi dico io come la penso, quindi si stufa di questa suggerimenti. Fa che il fenomeno. E lui non so. Quindi, Beppe, ogni riferimento all'attualità, sì, non è casuale. No, fa il fenomeno, dicevo, il personaggio di Claudio Bisio a un certo punto fa il fenomeno, sempre un riferimento all'attualità puramente casuale. Qualcuno ha detto al nostro Premier quello vero e sta facendo il fenomeno. Però a un certo punto il Presidente della Repubblica gli dice una frase chiave, e cioè gli dice il bravo Presidente del Consiglio deve lavorare per non essere rieletto. No, ed è vero, perché vuol dire che deve fare politiche anche impopolari, e Giuseppe Garibaldi alias Claudio Bisio fa una proposta devastante in un paese come questo, altamente impopolare, semplicissima, cioè dice da adesso in poi, cari italiani, si pagano le tasse. Ecco, così non vieni sicuramente rieletto, ed è per questo, credo, che i nostri presidenti del Consiglio faticano a fare proposte di questa natura. Sentite, intanto... Grazie Massimo. Ha fatto un meraviglioso spot, vero Massimo Giannini? Quindi andate a vedere... Una recensione, vorrei una recensione così. Andate tutti a vedere Bentornato Presidente. Ma adesso guardate invece il punto di Paolo Pagliaro, perché domani al Parlamento Europeo ci sarà un voto decisivo per il futuro dell'informazione e quindi per il futuro anche nostro, di noi cittadini. Pochi secondi di pubblicità e poi il punto. Da una parte Google, Facebook, YouTube e gli altri pochi padroni della rete. Dall'altra editori e case discografiche, musicisti e creativi, artisti e giornalisti che chiedono di essere remunerati per il loro lavoro quando questo è utilizzato dalle grandi piattaforme digitali per rastrellare pubblico e dunque attraverso la pubblicità quattrini. Molti quattrini, se si considera che la sola Facebook con le controllate Instagram, Messenger e WhatsApp ha fatturato l'anno scorso 56 miliardi di dollari e ne ha guadagnati 22, quasi tutti grazie alla pubblicità. Per una distribuzione più equa di queste risorse che consenta ai media tradizionali di sopravvivere, sarà decisivo l'esito del voto in programma domani all'Europarlamento di Strasburgo, chiamato ad approvare la nuova direttiva sul copyright. Un testo che dopo infinite mediazioni e compromessi stabilisce alcune regole per valorizzare i diritti d'autore nei contesti digitali. Questa mattina chi sfogliava un giornale o consultava qualche sito popolare come Wikipedia, oscurato per protesta, trovava gli accorati appelli rivolti ai deputati europei da entrambi i contendenti. In effetti la posta in gioco è molto alta. Gli editori chiedono di salvare l'industria europea della cultura e dell'informazione. I nativi digitali vorrebbero mantenere un internet quanto più libero possibile, senza limiti alla diffusione dei contenuti. Questa è naturalmente anche la richiesta dei 5 o 6 grandi monopolisti del web che chiamano diritto di cronaca il copia e incolla di contenuti prodotti e dunque pagati da altri. Beppe Severnini, internet senza regole, che per molti vuol dire totale libertà, o più tutele per chi crea contenuti?
Ma innanzitutto maestro di sintesi sempre Paolo Pagliaro, perché c'era già tutto lì dentro. Ti dico una cosa sola, perché riguarda chi ci sta ascoltando e ci sta guardando. Allora, noi utenti, se passa questo, domani il Parlamento europeo vota come io spero in questo modo, non rischiamo niente, non rischiamo sanzioni, non rischiamo multe se mettiamo online contenuti protetti da copyright. Perché? Perché la responsabilità passa in capo alle piattaforme, d'accordo? È chiaro che le grandi piattaforme protestano, perché gli toccherà pagare qualche soldino in più. Allora, YouTube ha 911 milioni di utenti e paga 530 milioni agli autori, gli autori quindi ai cantanti, ai musicisti, agli scrittori, agli autori, d'accordo? 50 centesimi a utente, mica tanto. Spotify, che è un altro meccanismo, invece ha soltanto 211 milioni di utente, ma tira fuori 4 miliardi. Allora, care piattaforme, non è che i soldi li potete fare solo voi, e se non volete pagare, non tirate fuori la storia della libertà, perché non è vero. Sono molto d'accordo con te, la libertà non c'entra assolutamente niente. Quindi speriamo che domani votino saggiamente al Parlamento europeo. Noi siamo adesso arrivati alla fine della nostra trasmissione. Beppe, tu sai già la copertina di 7? Beh sì, adesso faccio il direttore, ancora per un mesetto. Questo è brevissimo, perché questa foto è importante? Guarda, sembra la trasmissione di oggi, perché quella bimba con la pelle scura, è una bimba sarda che vive in Sardegna e ha indossato con grande gioia il suo vestito tradizionale sardo. Sono successe delle offese gravissime in rete, ma la Sardegna, che è una regione che adoro, e i sardi si sono ribellati e hanno detto neanche per sogno. Quella foto dimostra che quella bambina e la sua famiglia amano la terra che li ha accolti. Ecco perché è una foto importante. Prendete 7. Quindi 7 giovedì prossimo, e potete vedere nelle sale il nuovo film di Claudio Bisio, che si intitola Bentornato Presidente, dove ogni riferimento all'attualità non è casuale. Grazie. Tra l'altro, sì. Scusa, ce n'è per tutti, che non sembri solo, c'è anche... Prendiamo in giro anche l'opposizione e tutto qua. Anzi, qualcuno ha detto, ma non è che prendendo in giro tutti non andrà nessuno a vedere il film? Mi auguro di no. E poi voglio ricordare che c'è anche in Basilicata, ieri, non abbiamo parlato, cos'è, un 46% di astensioni? Ecco, per esempio. Forse anche di questo ci dovremmo preoccupare. Allora, grazie Beppe Severini, grazie Claudio Bisio, grazie Massimo Giannini, grazie Nadia Urbinati. Ricordo che giovedì prossimo uscirà il suo nuovo libro Utopia Europa, pubblicato da Castelvecchi. Però ne parliamo quando lo troveremo nelle librerie, quindi tra pochi giorni. Grazie spettatrici e spettatori, vi lascio alla serie televisiva Grey's Anatomy e noi come sempre ci vediamo domani alle 8:30. Arrivederci.